tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Parla la ristoratrice fanese aggredita da un uomo nel suo locale, vivo prigioniera e con la paura. Celebrazioni del 25 aprile, la liberazione a Fano e Pesaro. È sempre presente nei momenti ufficiali e più importanti della città. Abbiamo incontrato la banda Città di Fano. La giornata di sole ha favorito le uscite fuori porta dei marchigiani che hanno affollato spiagge, parchi verdi e centri storici. Paura per un ciclista buttato a terra da un automobilista distratto e per una donna svenuta sugli scogli a Pesaro. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV. Sul canale 17 c'è l'informazione locale. Cominciamo e apriamo il telegiornale con la storia di quella ristoratrice che da troppo tempo vive con l'incubo e lavora soprattutto con l'incubo di incontrare il vicino violento. L'altro giorno le ha tirato una bottiglia, l'uomo è stato arrestato. Noi l'abbiamo incontrata. La violenta aggressione di domenica sera fuori dal suo locale, subita da Roberta Bruscoli, titolare di Amo e Lievito, da parte del suo dirimpettario, non è l'ultima che di una lunga serie. Insulti, minacce, aggressioni fisiche e verbali, non solo a lei, ma a tutto il suo staff. La lista è lunga e Roberta, che ormai vive prigioniera nel suo locale a causa di questo facinoroso personaggio, vuole che in qualche modo questo ennesimo episodio sia l'ultimo di questa serie e che si faccia subito qualcosa. Stavolta abbiamo toccato un po', diciamo, il fondo, perché stavo mettendo a posto fuori, mi è arrivata una bottiglia praticamente sul piede, ma era mirata alla testa. Io ho alzato lo sguardo e ho visto lui che, insomma, che era alla finestra, mi sono chiusa dentro il locale, ho chiamato la polizia che sono intervenuti. Io devo dire sempre grazie alle forze dell'ordine, non solo sono saliti, diciamo, a parlarci per tranquillizzarlo così, ma nel venire giù hanno seguito le forze dell'ordine e hanno cominciato a inveire contro di noi, a minacciarci sempre di morte. A me, alla mia famiglia, alla famiglia del mio compagno, a mio figlio, dicendoci che comunque sia siamo morti. Questo perché io nel tempo ho sempre denunciato. Anche suo figlio, che lavora con lei, un ragazzo di 20 anni, è dovuto ricorrere al pronto soccorso per una medesima aggressione. Chiaramente se non avrò le risposte che aspetto licenzierò anche mio figlio, perché mio figlio lavora qua, è un mio dipendente. E lo licenzierò e gli farò trovare un altro lavoro, perché già anche lui è stato al pronto soccorso prendendosi un cazzotto al posto mio. Chiaramente mio figlio, ma è un ragazzo di 20 anni che si para sempre davanti. Io voglio lavorare tranquilla, voglio venire a lavorare tranquilla, voglio che i miei dipendenti non siano costretti ad aspettarmi la sera, anche loro per proteggermi, per non lasciarmi sola. Voglio che queste persone vengano curate, prese, curate, punite anche. Io mi aspetto di lavorare. Fano è una città bellissima, mi aspetto di lavorare con tranquillità. In sottofondo avete sentito la banda musicale. Oggi è stata una giornata di celebrazioni per il 72esimo anniversario della liberazione. E allora andiamo a vedere il prossimo servizio, perché Lino Balestra e Fabrizio Natticchi sono andati in due città, quella di Fano naturalmente, e poi a seguire le celebrazioni a Pesaro. Le toccanti note del silenzio hanno incorniciato la funzione del ricordo di quanti dettero la vita per l'ideale di libertà e riscatto dal giogo nazifascista durante il secondo conflitto mondiale.
tanta gente in questo 72esimo anniversario della liberazione a Fano che ha voluto partecipare a questo momento dall'alto valore storico e culturale per tutta la società civile, ritrovandosi questa mattina sotto la residenza comunale dove tutto ha avuto inizio alle ore 10 con la deposizione della prima corona d'alloro da parte dei vigili del fuoco sulla lapide nella facciata del palazzo, sotto gli sguardi assorti dei rappresentanti delle istituzioni e delle massime cariche civili e militari della città. Questo è un momento in cui noi dobbiamo ricordare tutte quelle persone che sono sacrificate, hanno sacrificato anche la vita per garantire la libertà a noi oggi che la viviamo. E allora queste cerimonie sono un momento di solennità, sono un momento di sostanza, sono un momento per ricordare, ma soprattutto sono un momento per capire che abbiamo avuto un'eredità importante. E cioè ora noi abbiamo una grande responsabilità di proseguire nella pace, di proseguire con quei valori che hanno caratterizzato un sacrificio, ma che devono caratterizzare il nostro impegno quotidiano. Il nutrito corteo ha poi effettuato le tappe ormai istituzionalizzate di questo giorno del ricordo, andando ai monumenti alla Resistenza nei Giardini della Rocca, che ricordano come il contributo dei partigiani per la liberazione ed il nuovo corso della nazione sia anche un esempio per le generazioni odierne e future. I valori della nostra Costituzione vanno difesi assolutamente e vanno diffusi tra i giovani, e quindi per noi è importante, per esempio, tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi tempi, entrare nelle scuole e parlare di resistenza, di Costituzione e di antifascismo. Ultima tappa a coronamento di una memoria storica per tutti quelli che hanno perso la vita in un conflitto, il monumento ai caduti di tutte le guerre in Viale Buozzi. Aprile 1945, un giorno fondamentale per la storia d'Italia, pieno di significati politici e militari, che ricorda la vittoriosa lotta della resistenza partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale contro il governo fascista e l'occupazione nazista. Oggi, nella nostra regione, molte le celebrazioni in memoria di chi con la propria pelle ha difeso la nostra patria. A Pesaro la resistenza, nel giorno del suo 72esimo anniversario, è stata celebrata con una serie di appuntamenti e deposizioni di corone commemorative nei monumenti più significativi che ricordano la liberazione. Si è partiti con una messa in Duomo per i caduti per proseguire con la deposizione delle corone al Sacrario di Piazzale Collenuccio e alla Cappella Votiva di Sant'Ubaldo, per poi concludersi con il corteo al Monumento della Resistenza in Via della Stazione, accompagnato dal picchetto d'onore dell'esercito e dalle note della banda di Candelara. Tutto sotto la presenza del Presidente della Regione Luca Ceriscioli e del Prefetto di Pesaro Luigi Pizzi. Il 25 aprile è la giornata in cui si celebra la resistenza, celebrano i valori della libertà, della democrazia, che dobbiamo sempre tenere vivi, e queste celebrazioni hanno appunto lo scopo di farci ricordare anche il sacrificio di quanti hanno dato la vita perché noi oggi potessimo godere di questi valori. E devo dire è un anno importante perché tanti sono i segnali nel mondo che ci danno messaggi molto negativi da questo punto di vista. Il 25 aprile, quell'appuntamento di tutti gli anni, invece ci ricorda la forza e l'importanza di mantenere questi valori. Quindi la partecipazione quest'anno a Pesaro, l'anno scorso in Ancona, da parte mia, sarà un po' in tutte le province nei vari anni di mandato, nei capoluoghi, proprio per segnalare la forza e l'importanza di questa giornata. Non sono mancate ovviamente le proteste pacifiche e nel rispetto del corteo a chiedere di essere ascoltata una rappresentanza delle associazioni antifasciste della provincia contro quei decreti, ultimo il Minniti Orlando, sull'immigrazione e protezione internazionale. La nostra protesta è che non si può fare una ricorrenza un giorno all'anno e gli altri giorni dell'anno bloccare la libertà di tutti. I partigiani sono saliti sulle montagne per difendere i valori e se sinceramente fossero qui oggi si vergognerebbero di quello che hanno lasciato
in eredità. Non è questo che loro hanno combattuto, non è questa libertà. Concludere la mattinata il saluto del sindaco Matteo Ricci, che nel suo discorso finale ha ringraziato tutte le associazioni combattentistiche d'arma e l'ANPI, ricordando come l'entroterra della nostra provincia sia stato uno dei luoghi più attivi e importanti di queste battaglie per la libertà. Un ringraziamento da pesarese a quei contadini delle aree interne che accolsero gli sfollati pesaresi. Pesaro fu in gran parte bombardata e tante persone furono accolte dai contadini, che non lasciavano nessuno senza un tosto di pane, difendevano tante famiglie, soprattutto donne e bambini, dall'invasione nazifascista. Per questo oggi è importante ricordare il 25 aprile e rinnovare questi valori, sapendo che grazie all'Europa, noi è 70 anni, più di 70 anni che viviamo in pace. Questa Europa così criticata, che sicuramente vogliamo cambiare perché non ci piace l'Europa dei muri e l'Europa degli egoismi, è un'Europa che ha garantito pace, solidarietà ai popoli europei. Allora vogliamo rinnovare l'Europa, ma senza Europa non c'è futuro per l'Italia. Grembiule, quindi siamo arrivati in divisa con il nostro grembiule. Quando in una città si tiene un evento istituzionale importante come quello di oggi, appunto, c'è sempre una banda cittadina che suona. E a Fano ne abbiamo una e l'abbiamo incontrata. Il termine banda nasce in ambito militare nell'antichità, già ai tempi di greci e romani, per definire un gruppo formato da un certo numero di soldati che, quando andavano in guerra, si davano coraggio e sostegno, accompagnando la loro marcia con ritmi cadenzati e suoni profondi. Passando dal Medioevo e giungendo sino ai giorni nostri, la funzione ed il significato di banda musicale è radicalmente diverso, ma oggi la funzione di una formazione musicale bandistica moderna è quella di preservare e promuovere la cultura e la formazione musicale di un territorio, intervenendo in un ventaglio di manifestazioni tra le più svariate in assoluto, andando dalle sagre ai momenti ufficiali, come quello della giornata odierna. Sì, oggi 25 aprile è tra l'altro la prima uscita istituzionale e proprio nell'occasione del 25 aprile, ormai sono 30 anni che il complesso bandistico Città di Fano dà l'apertura stagionale, diciamo, a queste manifestazioni. Qual è il ruolo della banda oggi nel 2017? Sembra una cosa un po' anacronistica, invece raccoglie sempre tanta gente. Ma la banda è stata ed è anche oggi un sinonimo di festa, raccoglie la gente e tra l'altro a volte si dice che la banda, no, è una cosa così giusto per stare insieme, è anche quello, ma è anche cultura, musica, molti dei nostri musicisti ad esempio suonano nelle grandi orchestre, quindi è un momento di aggregazione e di preparazione culturale e musicale. Ci sono tanti ragazzi che suonano nella banda, questo è un sinonimo che insomma non è una cosa per gente âgée. Sì, non ci si può improvvisare, naturalmente bisogna venire a scuola, l'organizzazione Vallato ha una ottima scuola che da 30 anni prepara musicisti, infatti i nostri musicisti che noi vediamo sono tutti ragazzi giovani, anche perché la banda è giovane, e sono preparati tutti o quasi tutti nella nostra scuola, ci sono corsi per strumenti a fiato che iniziano a ottobre fino al mese di giugno, con lezioni settimanali e con maestri preparatissimi che tra l'altro sono anche soci e dirigenti della nostra banda. Apre lo sportello della macchina e c'entra in pieno un ciclista che stava passando di lì e che poi è caduto rovinosamente a terra. Attimi di paura oggi, intorno alle 12, lungo la strada adriatica all'altezza di Fosso Seiore, per un incidente che ha coinvolto un'auto e un ciclista. La vettura, una Smart, stava viaggiando da Pesaro verso Fano quando ad un certo punto ha accostato per far scendere il passeggero, che però, probabilmente distratto, al momento di aprire lo sportello non si è accorto che stava sopraggiungendo l'uomo in bici e lo ha preso in pieno, provocandone la caduta a bordo strada. Fortissimo lo spavento sia per l'uomo che per il
team di corridori che lo stava accompagnando, probabilmente una squadra amatoriale, che assieme ai passeggeri dell'auto sono subito accorsi per aiutare l'amico in attesa dell'arrivo del personale del 118. Con l'arrivo della bella stagione, la bicicletta diventa spesso un'alternativa ecologica all'automobile, occasione per fare sport all'aria aperta, ma le discussioni non mancano, soprattutto con gli automobilisti, quindi è molto importante, prima di mettersi in strada, sapere come comportarsi per cercare di evitare incidenti che potrebbero essere anche fatali. Il codice della strada, l'articolo 182, stabilisce che i ciclisti devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a due. Quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su un'unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni 10 e proceda sulla destra dell'altro. Quindi non in tutti i casi i ciclisti sono obbligati a viaggiare in fila indiana, visto che se le condizioni del traffico lo consentono, il codice della strada autorizza nei centri abitati la marcia affiancata, anche se per non più di due mezzi. Insomma, è necessario che gli automobilisti abbiano maggior rispetto per i ciclisti e che anche gli amanti delle due ruote si ricordino di non intralciare il traffico, anche perché in caso di urto, nella maggior parte dei casi, a farne le spese maggiori sono loro. Apprensione anche per una donna che si era stesa sugli scogli a Pesaro e che, per prendere un po' di sole, e che però a un certo punto non dava più segni di vita. Una segnalazione stamattina alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Pesaro ha fatto scattare l'allarme e la mobilitazione della Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Polizia e 118 per la presenza di una persona ritenuta in stato di incoscienza, accasciata sui massi della cosiddetta rotonda Bruscoli sul lungomare. La donna, accovacciata sui massi, raggiunta dai soccorritori, ha dichiarato stupita di aver semplicemente approfittato della bella giornata di sole e festa per riposarsi un po'. Dopo aver accertato le ottime condizioni di salute, aiutate forse anche dal sonnellino ristoratore, la donna è stata invitata a raggiungere le panchine e gli appositi spazi di sosta nella parte praticabile della zona. E ovviamente, anche se il pericolo stavolta è stato scampato, il comandante della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, raccomanda ai cittadini di rispettare le regolamentazioni relative agli spazi portuali, tra cui il divieto di praticare e sostare in tutti quei luoghi come massicciate, cigli di banchine, dighe e accessi agli scali, che potrebbero rappresentare un pericolo per tutti. Complice una bella giornata di sole, oggi la città di Fano si è animata di gente, tra cui anche molti turisti. Il 25 aprile è il secondo ponte in termini temporali del mese. Le danze e la pacchia finiranno nel prossimo fine settimana con il ponte del 1 maggio. Ghiotta opportunità per chi potendo può uscire dalle mura cittadine e passare qualche giorno di vacanza, anche senza fare moltissimi chilometri, e più l'idea del cambio di ambiente, dello spostamento, dell'andare in altri luoghi che fa muovere le persone. Già questo basta per una piccola pausa. Da dove venite? Nettuno. Nettuno? Come mai siete venuti qui a Fano? Beh, siamo capitati per caso. Ah, per caso? Siamo in un agriturismo vicino, qui vicino. Ecco. Bene, come vi sembra? Molto carina, molto elegante, pulita. Molto bella, ci ha fatto un'ottima impressione. Da Gubbio fino a Fano? Sono i matti. Ecco. Come mai avete scelto questa giornata per passare a Fano? Facciamo una mangiata di pesce tra amici. E questa è la tradizione del 25 aprile? Non proprio, perché si mangia tutti i giorni, ma comunque. Ma se non siete stati assaliti dalla voglia di evasione, ma solo da una necessità di relax, sono tanti modi per passare alcune ore in una giornata di festa come quella di oggi, iniziando dal pranzo con amici. Adesso partiamo, andiamo a Piobbico. Ah. Pranzo, partiamo, fatto colazione, aperitivo, ci sono tutti i miei amici. E quindi starò benissimo in compagnia. Oppure miti temperature come quelle odierne possono rappresentare per una giovane famiglia un pretesto per una gradevole passeggiata in centro. Mi godo questo 25 aprile in città, tante iniziative, una commemorazione
che io sento molto e che ho piacere di vivere dove abito. Le possibilità sono infinite, quindi dal picnic nei parchi cittadini alle biciclettate in gruppo. Con la bici efficiente, però, è sottinteso. Un bel giro in bicicletta, allora. Eh sì, facciamo un giro fino verso Pesaro, tradiamo la città. E via, insomma, almeno il sole c'è, il tempo mi aiuta. Esatto, esatto. Bene, buon lavoro. Anche a voi, ciao ragazzi. E non è finita qui, adesso tra poco c'è il primo di maggio. Invece è finito il telegiornale, per oggi è tutto. Il 338-496-8250, come sempre a vostra disposizione, memorizzatelo sul cellulare sotto la voce Fano TV e qualunque cosa abbiate voglia di segnalarci, fatelo. Noi ci vediamo domani mattina alle 7.30, puntuali, in diretta, con Occhio ai giornali, la rassegna stampa. Arrivederci.